Cari avvocati, vi va se parliamo un attimino di smart contract? Questo sarà un video specifico, parleremo esattamente di smart contract, di cosa sono, di cosa non sono, ma soprattutto c'è un pubblico di riferimento preciso, gli avvocati. Buongiorno a tutti e buon caffè. Periodo di webinar, periodo di riunioni virtuali e uno di questi è stato un incontro convegno a cui ho assistito riguardo agli smart contract e la validità della firma digitale fatto per gli avvocati. E qual è la cosa particolare di questo evento che mi ha fatto scattare la voglia di fare questo video? La quantità di informazioni sbagliate e potenzialmente anche pericolose che sono state date a questo evento. Punto primo, lo smart contract non è automatico. Vi è stato detto più e più volte durante questo webinar che lo smart contract fa delle cose in maniera automatica e per automatica, ed è stato anche questo ripetuto più volte, è stato detto senza l'intervento esterno dell'uomo. Questo è sbagliato, questo è falso. La narrativa infatti dice che praticamente all'avvenire di un certo evento esterno dal mondo esterno lo smart contract se ne accorge e incomincia a operare, a fare qualche cosa. Non può essere, non è così, non c'è nessun motivo per cui dovrebbe essere così e non c'è proprio la possibilità materiale di farlo succedere. Il caso più semplice da capire è: fai scattare questa cosa alle 3 del pomeriggio, non esistono. Perché? Perché non esiste proprio nel linguaggio di base della programmazione degli smart contract un elemento che dice dichiara un evento esterno e mettiti ad ascoltare questa cosa qui e all'accadere di questo evento qua fai delle cose. Non esiste, non è previsto dal linguaggio, non funziona, quindi non c'è il pezzo che dovrebbe funzionare in quel modo lì, quindi lo smart contract non funziona in quella maniera lì, perché lo smart contract risponde fondamentalmente a pochi eventi, o lo chiami tu direttamente, o lo chiama un altro smart contract, ma è solo spostato la cosa, o lo chiamo un altro software esterno. Quindi questa la cancelliamo. Ripetete con me: lo smart contract non è automatico, non può essere automatico, quindi tutto quello che deriva dall'interpretazione di questa favola dell'automatismo dello smart contract va rivisto, va cancellato prima di tutto e va ricostruito. Altra cosa, stato detto, lo smart contract fa l'enforcement delle condizioni contrattuali. Qua dobbiamo chiedervi scusa noi, siamo dei nerd, usiamo male le parole, quindi questa cosa qua è stata chiamata smart contract per una serie di ragioni storiche, ma non ha niente a che vedere con i contratti. Quindi se voi cercate di infilare a forza all'interno degli smart contract i concetti che voi avete imparato in università riguardo ai contratti, non ci sta. Ci sono forse ogni tanto delle situazioni in cui uno smart contract potrebbe riproporre alcune parti delle condizioni di un contratto e fare una serie di operazioni, tipo, ma non è che tutti gli smart contract fanno questo e solo se fanno queste cose sono degli smart contract. È un caso particolare, specifico, che potrebbe venire in soccorso quando si sta trattando un certo tipo di contratti e certe cose. Soprattutto quando si parla di enforcement delle condizioni contrattuali, al più possiamo parlare del fatto che uno smart contract ha ricevuto delle criptovalute e che a seconda delle condizioni che gli vengono date dall'esterno può decidere di trasferire queste criptovalute a un indirizzo piuttosto che a un altro. Fine, quindi enforcement delle condizioni contrattuali va rimpicciolito e si riduce a questa cosa qua. Al limite si può parlare forse adesso le stablecoin, Tether, cose, si può fare qualcosa di vagamente vicino, ma sempre di criptovalute si parla. Altra cosa sbagliata che viene raccontata: lo smart contract applica delle clausole eccetera eccetera. Non le clausole che avete in mente voi, signori avvocati, non quelle lì, sono delle condizioni di un programma, che è tutta un'altra cosa, ok? Condizioni di un programma può forse ogni tanto rappresentare delle clausole di un contratto, ma non è detto che faccia così, quindi stiamo facendo proprio uno, come diciamo, estendendo un caso particolare a tutti quanti gli altri. Non facciamolo. Quali sono le clausole che uno smart contract può andare a verificare? Dati su cui lui ha il diretto controllo, quindi variabili che conosce, variabili del programma, cose di questo tipo. Non può andare a fare analisi su dati esterni e cose di questo genere. Quindi no, anche questa cosa qua del contratto che scatta a seconda delle clausole, bisogna molto vedere cosa sono queste clausole, capire che tutte le cose su cui lavorano lo smart contract sono solo di quel tipo lì, variabili che conosce lui o che può chiedere a un altro smart contract. Anche perché, come dicevamo prima, c'è anche sempre questo famoso problema degli oracoli, cioè qualcuno dovrà dire le cose che succedono nello smart contract e c'è sempre un problema di affidabilità, di garanzie, di tutto quello che sta al contorno quando si parla di oracoli, perché
L'oracolo non sta in blockchain, l'oracolo può mentire, l'oracolo può fallire. Ci sono tutta una serie di situazioni molto complesse da valutare all'interno di un sistema distribuito come quella della blockchain e del mondo che gli sta intorno. E quindi, come dire, questa cosa qua del come dare le informazioni, quali sono le clausole, sono avvenute o non sono avvenute, è un problema non da poco. Quindi non costruiamoci sopra dei castelli in aria su una cosa che è fatta in un'altra maniera. Soprattutto quando, altra situazione sentita all'interno di questo webinar, quando la condizione reale corrisponde alle clausole. Ecco, a questo punto dovrebbe essere già chiaro che la condizione reale è una cosa che succede qua nel mondo fisico. Lo smart contract di quello che succede nel mondo fisico non ne ha la più pallida idea, quindi il quando non esiste, la situazione reale da prendere non esiste. Ci vuole qualcuno che dall'esterno faccia tutta questa serie di operazioni per dirglielo. Non c'è l'automatismo, serve l'intervento umano, quindi tutta questa narrativa basata su questi concetti qua va cancellata e rifatta. Dobbiamo sederci a un tavolo, vedere esattamente cosa state cercando di dire voi col vostro linguaggio, cosa cerchiamo di dirvi noi con il nostro, e trovare una quadra. Prima di tutto trovare un modo comune di parlare, il secondo di parlare delle stesse cose, perché noi parliamo di smart contract, io li scrivo, so cosa fanno, so come funzionano, ok? Voi mi dite gli smart contract, ah, gli smart contract funzionano in questa maniera, dico no, non fanno assolutamente quello che vi state immaginando voi, e quindi se dobbiamo lavorare insieme su queste cose, il linguaggio comune è capirci sulle stesse cose di cui stiamo parlando, se no non stiamo lavorando sulle stesse cose. Allora, queste sono tutte le cose come le dicerie che vengono raccontate agli avvocati mettendoli sulla cattiva strada. Problema grosso: se vi tenete in testa questi concetti sbagliati, quello che ne deriva ovviamente sarà necessariamente sbagliato. Quindi, il problema grosso che vedo qual è? Che molti avvocati si stanno interessando a questo settore, a questo ambiente, e gli vengono raccontate le cose sbagliate, quasi prese, no, per il sentito dire, riportate da altri, anche perché a questi convegni il 90% delle volte ci vanno avvocati e presentano degli avvocati. Non ho ancora visto molti, come dire, convegni di questo tipo seri dove gli avvocati vanno a sentire qualcosa da un tecnico, ok? E che poi sono anche molto divertenti perché è difficile vederli parlare insieme, ma il problema è questo. L'avvocato che spiega ha sentito le cose probabilmente da un altro avvocato, da un altro legale, via dicendo, ma dove ve le hanno raccontate queste cose qua? Possiamo anche fare una legge per cui il cavallo deve avere la proboscide, ma alla fine se non ce l'ha non è colpa del cavallo, è una cosa che ha una proboscide, è un elefante, e se tu fai una legge per gli elefanti e la applichi ai cavalli o viceversa, necessariamente ti trovi ad avere un pasticcio. Quindi attenzione, avvocati di tutto il mondo, unitevi e imparate veramente che cos'è uno smart contract. Se volete, vengo io, vi faccio una dimostrazione pratica, lo vediamo insieme, lo guardiamo, ci chiariamo tutti quanti i dubbi, troviamo un modo comune di parlare di queste cose. Soprattutto, la cosa importante è che vediate, tocchiate con mano com'è la realtà e non il sentito dire, non questa favola che viene continuamente ripetuta, che più è ripetuta, più sembra che diventi. Non è vera, non è vera, ok? Ci sono delle motivazioni tecniche per cui si può spiegare che non è vera e che non potrà mai funzionare in questo momento. Almeno per adesso non funziona così, diciamo, non potrebbe anche non funzionare mai in questa maniera qua. Quindi fate molta attenzione, ti dovete mettere in discussione tutto quello che vi è stato raccontato fino adesso. Partite dalla realtà, se dovete partire dalla realtà, chiamate un tecnico, qualcuno che vi faccia vedere le cose davvero. Sono qua, se avete bisogno, se avete domande, se ci sono cose, scrivetele sotto. Uscite dalla vostra bolla di informazioni parziali, ci vediamo al prossimo caffè, con qualche concetto più corretto, alla prossima.